Ciao ragazzi, la storia che vi racconterò oggi ha davvero dell'incredibile. Solamente le persone che hanno un fratello gemello possono capire in profondità il vincolo che si crea con lo stesso. Per alcuni si tratta di qualcosa di normale, di un affetto e legame profondo con la persona che ha condiviso il grembo materno per 9 mesi. Nello stesso momento e a stretto contatto. Tuttavia, in alcuni casi, questo vincolo può superare di gran lunga quello che potremmo considerare normale e andare decisamente oltre. È il caso delle sorelle Gibbons, che hanno portato questo loro legame a limiti davvero estremi, con conseguenze che potremmo definire nefaste nelle loro vite. Un caso che è stato preso in esame da psichiatri di tutto il mondo e che in parte rimane ancora un mistero. Ecco quindi l'incredibile caso delle gemelle Gibbons. L'11 aprile del 1963 nacquero nell'isola Barbados June e Jennifer Gibbons. Il padre era tecnico aeronautico, quindi la loro condizione economica e sociale erano particolarmente agiate. Nel primo periodo della loro infanzia vissero come due bambine del tutto normali. Nulla faceva pensare che di lì a poco la loro vita sarebbe cambiata. Erano ancora molto piccole quando il padre venne mandato per lavoro in Galles. Per la famiglia era una gran opportunità. Il padre infatti era stato assunto come tecnico della Royal Air Force. In quell'epoca però l'Inghilterra non era quello che è oggi. June e Jennifer si videro confinate in una città estremamente razzista che le costrinse a trovare rifugio in se stesse. Questo rifiuto da parte della società inizia un processo di isolamento. All'inizio sembrava una reazione normale, data dalle circostanze, ma quando le gemelle iniziarono ad isolarsi dalla loro stessa famiglia, creando un idioma che solo loro potevano capire, si capì che quella reazione poteva essere un gran problema. La loro intenzione non era quella di creare semplicemente un microcosmo, ma un intero universo nel quale solo loro ne costituivano la popolazione. Gli anni passarono e all'età di 14 anni le ragazze furono sottoposte a diversi tentativi di terapia psicologica che non diedero risultati. Ormai disperati, i genitori decisero di separarle e di farli frequentare 2 scuole differenti. June e Jennifer iniziarono a soffrire d'ansia, un'ansia così forte che provocava ad entrambe dei veri e propri stati catatonici. Di fronte a questo fatto, si decise di unirle nuovamente. E il loro processo di isolamento si fece ancora più profondo. Fu in quel periodo che iniziarono a far fluire le loro doti letterarie. Iniziarono a scrivere racconti, pezzi teatrali e brevi romanzi, con l'intenzione di regalarli alla loro sorella più piccola. La famiglia cercò anche di inviare queste opere letterarie ad alcune case editrici, ma nessuna di esse venne mai pubblicata. La situazione era grave, ma nulla in confronto a quello che sarebbe successo di lì a poco. Poco tempo dopo, e sicuramente ispirate da un desiderio di vendetta per la difficile situazione vissuta durante la loro infanzia, iniziarono a commettere differenti delitti, tra i quali possiamo sottolineare numerosi furti e incendi. La situazione era ormai sfuggita di mano, tanto da costringere le autorità a confinarle all'interno di un ospedale psichiatrico d'alta sicurezza, a Broadmoor. Anche in questa istituzione l'isolamento non cessò, ma venne peggiorato dall'incredibile numero di psicofarmaci che le gemelle erano obbligate ad assumere. Sebbene vivessero in isolamento, un fatto era ben noto ai dottori. June e Jennifer erano dotate di una notevole capacità intellettuale. Il caso delle gemelle Gibbons iniziò a farsi famoso, soprattutto grazie agli articoli della giornalista Marjorie Wallace per il Sunday Times. La giornalista, dopo mesi di osservazione del loro comportamento, riuscì incredibilmente ad entrare nel loro mondo. Erano ormai molti anni che nessuno era stato in grado di stabilire qualsiasi tipo di contatto con loro. Questa capacità di comunicare con le due sorelle la portò a scoprire un fatto davvero inquietante. Per alcun motivo, la relazione delle due gemelle era basata ultimamente su un rapporto d'amore e odio. Riassumendo, affermavano che erano assolutamente inseparabili, ma qualcosa dentro di loro gli suggeriva che se una delle due fosse morta, finalmente l'altra sarebbe stata libera. Nel 1993 Jennifer si offrì come volontaria. Decise che doveva morire per permettere alla sorella June di vivere una vita normale.
Proprio in quell'anno vennero trasferiti ad un istituto per malati mentali più aperto e soggetto a meno sicurezza. Una volta arrivate lì, Jennifer svenne e morì qualche ora più tardi a causa di una miocardite acuta. Si pensò che potesse aver ingerito qualche sostanza per provocarsi la morte, ma l'autopsia rivelò che nel suo organismo non c'era traccia di veleno o di qualsiasi altro componente che potesse aver provocato il decesso. Qualche giorno dopo, June confessò alla giornalista Marjorie che finalmente si sentiva libera. In poco tempo, June iniziò a socializzare con il mondo circostante. Concesse addirittura interviste ad alcune reti televisive e alcuni giornali. Attualmente vive in Galles, come una cittadina normale e accettata dalla comunità. Preferisce non parlare della sua vita passata, un modo per dimenticare che fu la protagonista di uno dei casi psichiatrici più terribili ed inspiegabili della storia. Allora, come ti ha fatto sentire questa storia? Secondo te, la morte di Jennifer è stata solo un caso? Oppure c'è un'altra ragione che abbia portato al suo decesso? Fammelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like o condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video dell'Inspiegabile.